Lo scorso sabato 7 settembre, nella cattedrale di Vallo della Lucania, Monsignor Ciro Miniero ha ordinato due nuovi presbiteri, Don Antonio De Marco, proveniente dalla parrocchia San Giovanni Battista di Cardile, e Don Orlando Vigianiello, proveniente dalla parrocchia San Biagio di San Biase. Certamente l'emozione è tanta, in questi casi non si può descrivere a parole, ma guardando a ritroso nella mia storia vocazionale che va avanti ormai da 11 anni, posso davvero dire che il mio sentimento principale adesso è quello della gratitudine. Gratitudine al Signore perché davvero in questi anni mi ha condotto per mano. E mi ha fatto sentire la sua presenza, la sua vicinanza, ha allungato la mano quando stavo per inciampare, quando sono caduto, e davvero il Signore provvede con la sua presenza, con la sua vicinanza, con la sua paternità. E quindi il mio sentimento adesso è quello di gratitudine al Signore per il dono della vita anzitutto, per il dono della famiglia, per il dono della comunità, per il dono della Chiesa che io voglio servire fedelmente fino alla fine e per il dono della vocazione. Il Vescovo ha chiesto di proseguire gli studi di licenza, quindi studierò Sacra Scrittura all'Istituto Biblico di Roma durante la settimana, mi formerò lì approfondendo la Sacra Scrittura e nutrendomi di quella scrittura di cui io stesso mi nutro e da spezzarla poi insieme alla gente. Sì, ben 11 anni di cammino, quindi per me è una gioia questa sera raggiungere la meta che poi è l'inizio di un nuovo cammino. Sono molto emozionato, quindi ecco, ciò che provo è serenità, pace interiore, soprattutto una gratitudine nei confronti del Signore e delle persone che in questi anni mi hanno accompagnato. Sì, continuerò il mio apostolato nella parrocchia di Capaccio Scalo, San Vito, iniziato già 2 anni fa, continuerò quest'anno. Un cammino prettamente incentrato nell'ascolto dei giovani. Questo è il mio con il parroco Don Donato Orlando. Abbiamo prefissato questo obiettivo, ascoltare maggiormente i giovani. Sì, Don Antonio è nelle parrocchie di Castellabate già da un po' di tempo e devo dire che la presenza di tanti fedeli, di tante persone che vengono dalle nostre parrocchie qui questa sera nella cattedrale qui a Vallo è la testimonianza di come oramai ci sia un rapporto, sia creato un rapporto affettivo e quindi testimoniato dalla presenza di tante persone qui. Poi è bello, cerimonia particolarmente toccante, particolarmente emozionante, presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo, quindi veramente un bel momento toccante che ha toccato e si è visto e si è sentito in tutta la cattedrale. La sua esperienza è nata nella sua parrocchia, quindi a San Biase, poi il diaconato l'ha svolto nella parrocchia di San Vito a Capaccio Scalo. Però diciamo che la sua vocazione è nata proprio nella sua comunità di origine, San Biase, un piccolo paese però che ha saputo dare una vocazione. Quando una chiesa genera delle vocazioni vuol dire che crescono dei frutti, cresce il seme che Dio manda e getta nel nostro cuore. E Orlando ha risposto con generosità a questo dono di Dio e noi come comunità di San Biase siamo grati al Signore proprio per la chiamata che ha fatto a Orlando. È stato un momento molto importante quello che abbiamo vissuto poc'anzi in questa nostra chiesa cattedrale, perché l'ordinazione di un sacerdote, in questo caso due sacerdoti, è un dono grande che il Signore fa alla chiesa di Vallo, ma alla chiesa in genere. In modo particolare Don Antonio De Marco, che ormai da qualche anno
svolge il suo ministero a Santa Maria a Castellabate, è stato apprezzato per i suoi doti umani, spirituali, per la sua capacità di stare accanto alle persone, ai giovani. È davvero un momento molto molto importante. Piccolo me l'ha detto che aveva 6 o 7 anni che si voleva far sacerdote e io sono rimasta molto contenta, però pensavo che da piccolo si possono dire tante cose, voglio fare questo, voglio fare il dottore, però non sapevo che poi alla fine ci saremmo riusciti con la gioia del Signore e lo ringrazio tanto. Ce l'abbiamo fatta. Forte sì, perché pensavo che non arrivavo a questi momenti. Da piccolo diciamo? Da piccolo sì. Però andava, veniva, però comunque poi alla fine, alla terza media, alla fine delle medie si è deciso. Si è deciso, quindi la vostra emozione è stata grande, soprattutto negli anni e soprattutto adesso. Sì, gli siamo stati molto vicini soprattutto, questa è la cosa più importante.